Italia, l'Italia sedesta delle lodi Scipio se cinto la testa. 209 anni di carabinieri. Come ogni 5 giugno, il comando provinciale di Pesaro Urbino si è riunito nella solenne commemorazione dell'annuale di fondazione dell'arma, radunando nella caserma Robusto Antonelli autorità civili e militari nella trasversale riconoscenza al valore e al merito dell'impegno incessante dei carabinieri. Un impegno tradotto anche questa mattina in tanti encomi ed imprese di coraggio e abnegazione, dalla lotta alla criminalità ai salvataggi di civili, come quelli più volte ripetuti durante le calamità dell'ultimo anno. Encomi non a caso tributati proprio dai sindaci dei comuni provinciali colpiti dalle alluvioni. Si vorrebbe evitare che ci succedessero, nel senso di intervenire prima per risolvere i problemi prima che si possano creare. Però logicamente, come è avvenuto sabato, l'intervento di sgombero di un rifugio sul Monte Catria non c'è la possibilità, e quindi con tutte le forze che ci sono in campo, logicamente, come può essere stato sabato, maggio in due occasioni e a settembre dell'anno scorso, tutte quelle forze che siano in campo nell'immediato, che come ho detto nel corso del discorso sono i momenti più importanti, le prime ore dall'evento, per poter portare immediatamente soccorso a chi ha bisogno, che logicamente sono quelle persone che sono più spaventate dalla situazione. Una cerimonia che ha confermato la vicinanza dell'arma ai suoi territori, suscitando la sensibilità anche delle più giovani generazioni. Vedi gli alunni della scuola primaria pesarese Cantarini che hanno donato elaborati e attestati di stima ai carabinieri. Spero che nella semplicità possa aver dimostrato il nostro attaccamento alle persone, anche con questi riconoscimenti militari consegnati proprio dai sindaci, dai loro sindaci, spero che sia un po' più significativo rispetto a quello che viene fatto normalmente. Poi la partecipazione dei bambini è sempre gradita. Non posso che ringraziare il comandante provinciale dei Carabinieri e tutti i militari anche di Pesaro per l'attività che svolgono ogni giorno, per la vicinanza, per il supporto, per l'attenzione ai territori e per le proposte e le soluzioni sempre efficaci. Commemorazione ma anche bilancio di un'attività che in 12 mesi ha visto i carabinieri procedere per 7.102 reati, ovvero l'80% dei reati commessi in provincia. Autori dei reati individuati in 2.100 casi con 181 arresti. Furti e rapine rappresentano il 35% dei reati commessi in un territorio che tiene sott'occhio anche la crescita dei casi di violenza di genere e la tutela di territorio e ambiente. Nell'ultimo anno, a parte quella che può essere il traffico di droga, ma di piccolo livello, non di grosso traffico, che proveniente da fuori, abbiamo logicamente un grande incremento, una grande situazione particolare per quel che riguarda i codici rossi, quindi logicamente violenza sulle donne, violenza di genere, che logicamente dove la conflittualità comunque all'interno delle famiglie e all'esterno è aumentata. Sono, rispetto all'anno precedente, è difficile fare confronti perché era ancora un anno quasi pandemico, quindi ancora difficile. Quindi rispetto al 2019, che è l'anno pre-pandemia, i reati sono in calo. Comunque.